Di tutto cuore vi dico che sono orgoglioso di questa accoglienza, che non mi sarei aspettata a Terni un'accoglienza così calorosa. Vi ringrazio tutti e questo fa sì che mi fa sentire ancora più a questa terra. Grazie Vittorio, buon lavoro, in bocca al lupo. Ringraziamo, buon lavoro, in bocca al lupo, a presto allora, aspettiamo qua. Questo significa parlare chiaro, eh? Abbiamo rotto tutto. È emozionato. Beh, l'emozione, perché io oggettivamente dopo anni di carestia, chiamiamola così. Senti, fammi fare una chiosa per quello che mi sta più a cuore. A me è rimasto nel cuore il settore giovanile, il fatto che una persona del lignaggio, dello spessore, dell'esperienza, della capacità, della bravura, del carisma, della competenza di Claudio Tobia, defenestrato in maniera scandalosa da chi sappiamo a suo tempo, il fatto che torni alla guida manageriale, voglio dire, perché i quadri tecnici rimarranno quelli, perlomeno per quest'anno, mi farà veramente essere orgoglioso di questi colori rossoverdi. Finalmente riavremo un settore giovanile. Ma io però vorrei sapere chi è che scrive sul sito, perché penso che di sapere chi ha continuato a scrivere. Vabbè. Enrico. Ma non è difficile. Probabilmente però c'è stato aggiunto momentaneamente qualcuno a fare delle correzioni di italiano, perché ho visto che qualche grosso strafalcione, che prima era la regola, adesso è diminuito. Quindi almeno qualcuno che corregge, un correttore di bozze ce l'hanno messo. La mano è sempre quella e speriamo. Ciao Montema. Speriamo che poi cambi presto. Comunque mi riallaccio a quello che dicevo prima, no? Dell'ottimismo. Ecco, riprendiamo questa telefonata, anche un insomma, ci incoraggia ancora di più. Finalmente sentiamo parlare di calcio, sentiamo parlare di ambizioni, parlare di giocatori, di gente che vuole vincere. No, veramente la differenza giocatori. Fra il giocatore che ha comprato Pozzella, che magari avrà avuto anche più mezzi a disposizione, rispetto a quelli che prendeva Mascella, o soprattutto a quelli che vendeva, mi dispiace per Mascella, ma è notevolissima. Sulla partita ti dico che finalmente nel secondo tempo si è vista una Ternana decente, poteva anche vincere, però insomma c'è anche un conto di calcio d'angolo, visto che abbiamo parlato prima, che parla di 12 angoli a 0 per la Cavese. Ancora c'è molto da migliorare. Abbiamo fatto 5 punti in 5 partite. Certo che. Insomma, il campionato è lungo però. Sì, adesso verrà il Barletta, che è un avversario, secondo me, vincere. Abbordabile. Certo, se è ancora Cardinali. È ancora tutto da. Cardinali, Vailatti e D'Antoni. Certo. È un campionato. Concas quando rientra. Concludo dicendo però che secondo me, visto che siamo già avanti con la trasmissione, concludo dicendo che però secondo me invece un attaccante è importante, perché Tozzi Borzoi, come vediamo, una volta. Guarda, io ho fatto preparare una schermata, però ne volevo parlare adesso, dopo. Volevo esaurire l'argomento partita. Chi vuole commentare la partita di domenica? Tu. Francesco, tu che non hai detto niente fino adesso, stai qui a scaldare la sedia. No, io rivolevo tornare prima di tutto su quello che diceva Gigi dell'attaccante, che forse Cozzella, visto che ancora non ha in mano niente, perché Cozzella era Moggiano non si è pronunciato, perché Cozzella ha titubato, Saudati ha titubato, infatti, come sul fatto di Cardinali ancora la firma non c'è, quindi la sicurezza, vabbè, speriamo se non che viene ci Saudati sia. Magari verrà qualcuno, ma secondo me qualcun altro arriva, però logicamente non ho voluto svelare le carte, perché non credo che Tozzi Borzoi, se uno vuole puntare comunque a un campionato di prestigio, può essere l'unico ariete dell'attacco. Ma per questioni fisiche, perché certo, ci ha abituato a non fare le 34 partite, se no ritiriamo fuori Balestrieri e via dicendo, quindi non mi sembra il caso. È certo che adesso qualche nome comincia a stonare con la rosa, mentre prima erano più o meno, eravamo tutti allo stesso livello, adesso ci stanno degli anche grossi abissi. Io prevedo un 3-2 alla a gennaio. con l'offerta soci. Ecco. Non lo so. Vabbè, adesso chiaramente noi scherziamo, diciamo, perché non è corretto nei confronti di chi fa alla fine la sua professione in maniera dignitosa. Non lo nega. Semmai noi siamo tutti molto contenti, molto ottimisti. È tornato l'entusiasmo. Spero che torni ad affollarsi anche allo stadio. Ci sarebbe un problema. Io, allora, qual è? Il problema è il cuore vorrebbe, te lo dico dopo, vorrebbe dire quello che dici tu. La ragione ancora mi induce alla moderazione. Il problema semmai è questo. Finisci. Solo due cose. Vabbè, domenica, che vogliamo dire? Comunque è stata una partita incoraggiante, visto le prime uscite, con una squadra ancora in cantiere.
D'Antoni e Vailatti sono due giocatori che sicuramente quando recupereranno la condizione sono fondamentali. Questo penso che sono le cose essenziali, perché ancora parlare di gioco o comunque di squadra, c'è Visi che è invalicabile, che quello lo vorrei ridire perché anche domenica ha fatto una partita strepitosa. Vero, vero. E poi niente, vorrei dire pure auguriamo, ma le batterie ce l'abbiamo. Certo. Auguriamo, visto che è stato il leitmotiv della scorsa stagione, squadra a Cardona, che forse si accaserà a Siracusa, quindi insieme a quello scienziato di Domenicali che noi conosciamo. Ha firmato Domeniconi, sì, Domenichelli. Il vate della bassa. Il vate della bassa. Il grande scienziato del calcio. Sembra di sì. Vabbè, però peggio non può fare perché hanno fatto 0 punti. Certo, può andare meno uno, è difficile. Premesso che la Carrarese è prima in classifica, Cori ha segnato e ha riportato la media dell'8 domenica scorsa. Su tutti, non avevamo dubbi. Su tutti i giornali. L'ultimo giorno ha giocato. Che si è fatto Zampagna? Zampagna sta con la Carrarese. Beh, anche Zampagna non è che può fare 40 partite in un cambio. Vabbè, ma ciò premesso, semmai il problema sul quale vi invito ad una parca riflessione. Gobbo è all'altezza a questo punto di pilotare questa macchinetta? Questo ce lo deve dire il campo. Questa è la domanda che faccio, no, però non la facciamo dopo. Perché lo so, lui ha già parlato con sé, ha capito, perché l'abbiamo capito tutti, che la prima difficoltà rischia. Io spero di no, perché fra l'altro è una persona rispettabile, educata, un bravo allenatore. Però questo l'hanno capito tutti. Io penso sia una questione di come Ranieri a Roma, visto che tu ti fibra, come Ranieri a Roma, come Rano a proprietà, gli dico vabbè, senti, è cosa che mi auguro, perché non comanda lui dentro lo spogliatoio. Così però ho paura che potrà succedere per Gobbo, che non è stato scelto, lo sappiamo. Ecco, il problema, io dicevo, il problema è quello, che una società nuova che fa determinati investimenti prendendo fior di giocatori come questi, penso che abbia nelle sue intenzioni anche quello di farli guidare da chi pensa lei. Allenatore vincente. Mo si è trovato questo allenatore che peraltro alla fine non ha lavorato male fino adesso. È chiaro che trovarsi anche con 6-7 giocatori nuovi a settembre non è più la sua squadra questa, capito? Cioè, nel senso, magari aveva costruito un'altra squadra. Io ripeto quello che ho detto martedì scorso: secondo me Gobbo adesso, che veniva dalla Serie D e si era già trovato in G1, no? Ha trovato un'occasione della vita, adesso c'è la tripla, perché oltre a essersi ritrovato in Lega Pro Prima Divisione, adesso si ritrova anche uno squadrone, perché adesso basta con il buonismo, abbiamo comprato gente seria di categoria forte, questa è una squadra di categoria superiore, Cardinali, Vailatti, tutte secondo me non è finita qua. Artistico pure giocava in B l'anno scorso, e forse non è finita qua. Allora le cose sono due: o è bravo, li amalgama subito, comincia a fare una serie di risultati che impediscono la sua cacciata, perché l'allenatore vince, parte Baldassarri, questi sono sempre i misteri, no? Mica tanto misteri, dai, è chiaro, però è stato dimissionato, ma questo lo sappiamo, no? No, dico, non si cambia, infatti ho detto non si cambia, no, che non si cambia da solo, non lo cambia la società, oppure è possibile che la nuova proprietà voglia esprimere il proprio, non è da escludere, via, allenatore. Però l'importante, Enrique, se cambiano prendono un bravo allenatore. Ce li hai proprio allenatori? Ce li hai, li diciamo dopo quando facciamo tutto il discorso. Ma io adesso non ostacolerei il lavoro di Gobbo, anzi, no, visto che c'è questa grossa opportunità. Ma magari mi facessi 5 vittorie consecutive, scusa. Massimo, però forse uno è pesante, dei due che dicevamo prima. È tanto pesante, sì. L'altro. Ma dopo, vabbè, ne parliamo dopo, direi. Anche per convincere Cardinali, non è che se saranno messi d'accordo per 4 soldi. No, non credo proprio per 4 soldi. Insomma, ecco, no? Non credo proprio. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa sulla partita di Cava? No, su quella no. No. Sull'allenatore tutto al più una parola. Dopo quando dopo, facciamo il discorso squadra e allenatore, direi concludiamo. Solo per il punto, ma è ovvio, per l'ottimo punto. Enrico, questa è la fine partita, ho parlato un attimo, mi diceva che gli è parso finalmente di vedere una squadra in campo, cioè una compagine. Secondo tempo. Secondo tempo, unita, compatta. Se in questa situazione di passaggio si sono presi, non guardiamo come, ma si sono presi 4 punti, va bene. La squadra di razza è anche fortunata, e per cui
No, in due partite intendo dire. Le ultime due. Quindi la squadra di razza si vede anche qui, è anche fortunata mentre è in costruzione. La Ternana, come tutti sappiamo, inutile ci parliamo addosso, è in costruzione, diciamo, ritardata. Dopo Abbiamo avuto durante il